Cari telespettatori, buonasera. La politica italiana è in fermento, è in piena attività. Ci sono i fatti internazionali, c'è stato questo massacro orrendo di Parigi che ha messo un po' la sordina alla politica interna. Ma i fatti di Francia avranno anche un eco nel nostro paese a livello parlamentare, perché il nostro paese dovrà prendere delle decisioni. 15 giorni fa, 10 giorni fa, però, la politica interna ha calamitato l'attenzione degli osservatori, dei giornalisti, dei politici, a destra e a sinistra. A destra Berlusconi, battuto più volte, in declino netto oramai, cerca di riammagliare la cosiddetta destra unendosi a quel gaglioffo autentico che è Salvini, e invece a sinistra c'è un movimento più vasto di interpretazione proprio di che cosa è la sinistra. Ed è sorto un nuovo partito, un movimento, un raggruppamento che si chiama SI, Sinistra Italiana. La sinistra italiana è per la maggior parte, diciamo, composta, costituita dall'ex SEL, lo ricordate come partito, e il maggiore rappresentante, protagonista, diciamo, in provincia di Avellino di questo movimento è l'onorevole Buonasera. Aloisio, che è venuto qui nei nostri studi. L'onorevole Aloisio, c'è una cosa che ci unisce, è dall'Inter. Quest'anno Stiamo vinciamo. andando bene, siamo in testa Vinciamo e per il quest'anno. momento incrociamo le dita. Vabbè, vediamo un momento. Parliamo di politica adesso. Certo. La sinistra italiana, lei lo sa meglio di me, è stata percorsa sempre, purtroppo, da scontri, da fratture, da dialoghi anche molto concitati. Questa vostra presa di posizione, proprio avete costituito un partito, ne è la riprova, ennesima riprova. Lei che cosa dice? Intanto starei molto attento a dire abbiamo costituito un partito. Per il momento abbiamo costituito un gruppo parlamentare Ma unitario. siete C'è 25, le avete l'intenzione di 14. costituire un partito, ma i tempi dovranno essere necessariamente congrui perché vogliamo evitare fusioni a freddo. Voi avete dato 25 deputati, Sella ha dato praticamente tutto al Ma noi Formosa, abbiamo sempre detto, sei soltanto vengono dall'altro Vendola ha mandato. sempre precisato che SEL non era mai, si era mai posto come partito che voleva bastare a se stesso. Il nostro intento era quello di costituire un punto di attrazione per costituire qualcosa di più grande, per costruire una sinistra che avesse l'ambizione di essere popolare, larga, di essere inclusiva. Il fatto significativo della manifestazione che si è svolta al Quirino, dove c'è stata una partecipazione che è andata al di là delle aspettative, tant'è che è stato necessario fare i comizi fuori, perché non tutti quelli che erano per lì intervenuti erano potuti entrare nel teatro, ma il fatto significativo è che c'è un gruppo di parlamentari che ha lasciato il Partito Democratico e assieme a quelli di SEL ha dato vita a questo nuovo partito, a questo nuovo raggruppamento che si chiama Sinistra Italiana. E poi c'è un
elemento molto importante che per quanto ci riguarda è significativo, e torna a fare gruppo con Sinistra Italiana l'onorevole Claudio Fava, che era stato uno di quelli che invece aveva lasciato SEL, il gruppo parlamentare di SEL, assieme a Gennaro Migliore e agli altri che se ne erano andati qualche mese fa. Senta una cosa, la sinistra, metto tra virgolette il termine radicale per intenderci, è responsabile di molti errori per una ricerca, come dire, di purezza. Ecco, lei se lo ricorda, l'onorevole Turigliatto? Come no? Ero cadere addirittura ero parlamentare a sostegno del governo Prodi, e Turigliatto era diciamo senatore, uno di quelli che rese ballerini i numeri al Senato. Ma voglio ricordare che le responsabilità di questi esponenti della sinistra certamente è, diciamo, consistente per aver tradito un mandato che era venuto dagli elettori ed era quello di dar vita ad un governo di centrosinistra di cambiamento impersonato da Prodi. Ma il governo Prodi non è caduto da sinistra. I responsabili della caduta del governo Prodi sono stati altri, sono stati Mastella, sono stati dentro anche le forze che lo sostenevano, quelli che hanno voluto il progetto del Partito Democratico. Come prese piede il progetto del Partito Democratico, immediatamente si determinò la caduta di Prodi. Le responsabilità di Turigliatto ci sono, ma non sono quelle di aver provocato la caduta di quel governo. E Bertinotto se lo ricorda. Bertinotti commise anche lui l'errore di diciamo, una uscita infelice con l'espressione del poeta morente, paragonando cioè il governo Prodi ad un poeta morente, ma anch'io penso che quelle siano state esternazioni sbagliate, ma nei fatti i responsabili che volevano la fine di quell'esperimento di governo sono stati altri. Senta una cosa, è una domanda che mi pongo spesso e vorrei, chiedo agli uomini politici una risposta, che è questa: sin dalla costituzione del governo Renzi, è cominciata praticamente un'opposizione da sinistra sistematica. Mettiamo da parte SEL, che già nella campagna elettorale aveva presentato un programma alternativo, diciamo, a Renzi. Ma è possibile che praticamente sin dall'inizio della Costituzione del governo i sei che poi hanno aderito a sì, Civati, Buperlo, lei le conosce tutti quanti, sistematicamente hanno detto no, non c'è stato un provvedimento al quale hanno dato la loro adesione? Com'è possibile una cosa del Ma intanto bisogna ricordare quello che è successo. Alle elezioni siamo andati con una coalizione che proponeva come Presidente del Consiglio l'onorevole Bersani. Questa coalizione si chiamava Italia Bene Comune. Questa coalizione voleva lavorare per allargare gli spazi democratici e venire incontro alle esigenze del paese, dei ceti più deboli, si proponeva un programma, cioè di tipo progressista. I numeri non ci sono stati, perché questa coalizione non ha ottenuto il consenso
dal passaggio elettorale. Ma Bersani perché ha e perso? Dopo... Perché ha perso? Ma io penso che ha perso, per il peso, il carico eccessivo del legame con Monti e con l'esperienza di Monti. Non si può costruire un'alternativa alla destra e alle politiche di austerità dicendo che poi si andava al governo inglobando anche l'esperienza di Monti. Quella è stata una uscita infelice di una impostazione sbagliata di Bersani che abbiamo pagato caro nelle elezioni. Il risultato non è stato favorevole, si è dovuto passare per, ricordo la faccenda dei 101 che non hanno sostenuto la candidatura di Prodi, quindi c'è stato dentro il Partito Democratico l'emersione di diverse ipotesi politiche fino al punto di avere come premier non più Bersani, al quale fu impedito di potersi presentare alle Camere e di avere, verificare la possibilità di costituire un governo, ma abbiamo avuto l'esperienza di, del presidente, diciamo del suo vice precedentemente, e infine di Renzi. Renzi è approdato al governo del paese senza essere passato per le elezioni e sostanzialmente è approdato al governo del paese con un programma e una impostazione che non era quella di Italia Bene Comune. È una politica, come si sta vedendo dai fatti, in assoluta continuità con quello che aveva fatto Berlusconi, anzi con quello che voleva fare Berlusconi e non era riuscito a fare, e le cose che sono state realizzate dal governo Renzi sono cose che non possono inquadrarsi in una impostazione di tipo progressista, di sinistra. Ecco perché dentro il Partito Democratico ci sono state e ci sono tante fibrillazioni, tanti problemi. E io penso che il punto che bisogna tenere in considerazione sia questo, cioè di un Partito Democratico che con la guida Renzi via via è andato cambiando pelle, è diventato altra cosa e finalmente Italia Bene Comune non c'è più. Alla fine Italia Bene Comune non c'è più. Ho capito. Senta, onorevole, praticamente lei ha detto non è un partito ancora, vedremo, attendiamo tempo. No, perché c'è un percorso che è stato delineato. Dicevo attendiamo tempi, diciamo, diversi e via dicendo. Uno spazio elettorale lo avete, è indubbio insomma che avete uno spazio elettorale, ma lo spazio politico vostro dov'è? Qual è? Ma intanto c'è tutta una polemica che è divampata commentando quello che era accaduto al Quirino due sabati fa. E cioè, vabbè, dove vogliono andare? A sinistra del Partito Democratico non c'è spazio. Io penso che noi non dobbiamo guardare le cose in termini geometrici. Noi dobbiamo guardare le cose in termini politici. Di sicuro c'è uno spazio sociale che è costituito da una grande sofferenza sociale che vive questo paese, che vivono i giovani, che vivono i lavoratori, che vive il mezzogiorno, acuita dal persistere di politiche che in nome dell'austerità dicono di avere ricette per uscire dalla crisi, in realtà la stanno aggravando. E anche quello che si vede sul fatto che
magari c'è l'indice di una qualche ripresa, poi viene puntualmente, come è accaduto nei giorni scorsi, smentito dalle previsioni che dicono calma, calma, la crisi persiste e le cose sono ancora gravi. Voglio dire, c'è uno spazio sociale, noi dobbiamo guardare a questo spazio sociale e lavorare per costruire uno spazio politico. Io penso che questo spazio politico, così come è dimostrato da quello che sta accadendo ed è accaduto in altri paesi dell'Europa, penso alla Spagna, penso al Portogallo, penso alla Grecia stessa, ma alla stessa Germania e così via, richiedono che in campo vi sia una sinistra. Lei ha fatto riferimento prima alla vicenda di Parigi, avvenimenti impressionanti che vanno, diciamo, condannati per la ferocia che si è manifestata, ma c'è un punto che io vorrei evidenziare. L'Occidente, l'Europa, senza la sinistra è più debole anche per contrastare questi fenomeni, perché il malessere sociale, l'odio, si alleva in queste banlieue dove non c'è altra risposta che quella appunto dell'odio e della contrapposizione. In altre stagioni, nelle banlieue, c'era la sinistra a fare il suo lavoro di promozione sociale e questo ha reso migliore l'Europa, includendo e ha rappresentato un modello sociale che oggi è in crisi. Beh, senta una cosa, i sondaggi, per quanto possono contare i sondaggi, vi danno oggi come oggi in quarta posizione. E dicono il partito di maggioranza sarà il PD, poi 5 Stelle, poi il centrodestra e poi venite voi. Ma noi Che proprio cosa quello, pensa noi lei? vogliamo realizzare proprio questo, cioè rompere uno schema oramai consolidato che vede la politica di questo paese monopolizzata da una triade, il Partito Democratico al centro e sostanzialmente senza avversari, una destra che, venuto meno il collante di Berlusconi, è monopolizzata da Salvini e da ipotesi estremiste sul modello della destra francese lepenista, e il progetto dei 5 Stelle, che è un progetto non di governo, ma un progetto di opposizione, di protesta. È stato detto di una democrazia che si oppone, che attraverso la rete e il controllo sociale si oppone. Manca il progetto di una sinistra di governo ed è quello a cui noi vogliamo dar vita in maniera tale che il confronto politico possa essere un confronto tra quattro poli. Ovviamente il cammino è lungo. Noi abbiamo detto che non possono valere tempi brevi. Infatti, l'obiettivo che ci siamo dati per la costituzione del nuovo soggetto della sinistra di governo è quello dell'autunno del 2016, passando attraverso un processo che vuole puntare sul protagonismo dei cittadini, degli elettori, dei militanti, in maniera tale che nulla possa essere calato dall'alto, imposto, ma appunto favorito nella partecipazione complessiva dei cittadini. Errori come quelli delle fusioni a freddo fatte in passato, come quella che, da cui è nato il Partito Democratico, non vogliamo farne. Senta una cosa, lei ha parlato di disagio sociale diffuso e su quello costruire il nuovo partito, cioè praticamente riscattare quella sinistra
C'è questo argomento, ma vorrei porre anche un altro argomento che, diciamo, deve sollecitare l'attenzione di tutti, ed è quello della democrazia. Faccio dopo questa domanda, è prevista. Ah, È ecco, allora. prevista. Senti una cosa. Anche 5 Stelle parla di disagio sociale, parla di una situazione estremamente difficile per i secoli. Lei che cosa ne pensa di 5 Stelle? Io penso che il Movimento 5 Stelle nel nostro paese in qualche modo ha occupato uno spazio politico che per esempio in Grecia è stato occupato da Syriza, in Spagna è stato occupato da Podemos, cioè lo spazio di una, diciamo, di una protesta sociale e politica, e in qualche modo è stato intercettato da Movimento 5 Stelle, il quale ha saputo anche, diciamo, farsi interprete di una serie di temi, penso a quello dell'acqua pubblica. Ieri è stata approvata dal Consiglio regionale una pessima legge che, diciamo, ha l'obiettivo di consentire la privatizzazione dell'acqua, perché mette nel conto di affidare la gestione dell'acqua ad una struttura unica regionale, e appresso a questo si possono aprire varchi per la privatizzazione delle fonti. Il Movimento 5 Stelle, che è presente in Consiglio regionale, ha fatto l'opposizione, c'erano i movimenti. Ma su questi temi c'è stata anche la sinistra, e in qualche modo argomenti che sono stati, diciamo, tipici della sinistra sono finiti per essere sventolati, portati avanti dal Movimento 5 Stelle. Il punto su cui permane una grande differenza di impostazione politica tra la sinistra e il Movimento 5 Stelle è che noi vogliamo porre in primo piano la crisi, e come si esce dalla crisi, con quali programmi sociali e politici si esce dalla crisi. Il Movimento 5 Stelle pensa di risolvere tutto in termini, diciamo, di odio sociale, in base al quale la colpa della crisi è dovuta alla politica, al fatto che ci sono state le ruberie, che c'è stata una gestione cattiva delle istituzioni. È un tema importante, ma con quello certamente non si esce dalla crisi e non si danno risposte. Io penso che in prospettiva ci possano anche essere possibilità di, diciamo, battaglie comuni che possono essere condotte da una sinistra di governo e dal Movimento delle 5 Stelle, ma, diciamo, sgombrando il campo da questa idea di antipolitica militante che di fatto impedisce poi una Ecco. facilitazione dei rapporti. Veniamo a quella domanda alla quale lei accennate, teneva tanto. E la domanda è questa. Il 50% degli italiani vota più contro la politica che praticamente per le istituzioni. Spira un vento molto violento contro la politica. Ecco, secondo lei le istituzioni sono a rischio? Io penso di sì. Noi non dobbiamo avere in testa un modello per il quale si arriva al ventennio, alla dittatura. Noi
Dobbiamo invece avere in testa un modello per il quale si può arrivare ad una restrizione progressiva degli spazi democratici. E questo è accaduto, in parte sta accadendo, e le riforme costituzionali messe e volute da questo governo vanno in questa direzione. Le faccio l'esempio che per semplicità si presta meglio ad una comprensione. Abbiamo eliminato non già le province, ma abbiamo eliminato l'elettorato per le province, cioè i cittadini non si recano più alle urne per eleggere i consiglieri provinciali e il presidente della provincia, lo fanno i consiglieri comunali e i sindaci, ma le province sono lì, anzi c'è una grande confusione su quello che deve essere il futuro, e in un territorio come quello della provincia di Avellino si avverte la mancanza di un ente in grado di farsi carico della programmazione di area vasta. Abbiamo detto riduciamo i parlamentari, però questo si traduce non nell'abolizione del Senato e nella riduzione del numero dei deputati. Si riduce nella costituzione di un nuovo Senato composto da consiglieri regionali e da sindaci in un meccanismo che di fatto consegna al governo e al Presidente del Consiglio il controllo completo delle istituzioni dello Stato, Ma lei senza Renzi, mi contrappesi. scusi, lei vede un pericolo in Renzi? Non ho capito. Lei vede un pericolo in Renzi? Questo pericolo di una progressiva restrizione della democrazia lo vedo certamente nel gruppo dirigente e di potere che è raccolto attorno a Renzi. Ho capito. Perché Bersani non vi ha seguito? Ma Bersani è stato il segretario del Partito Democratico, troverei curioso che lui facesse discorsi, diciamo così, che Ma è stato un facessero a meno della oppositore, ditta. è stato È un stato il primo oppositore. titolare della ditta, per forza deve ragionare nei termini della difesa della ditta. Ma Non è mi aspetto stato granché da l'oppositore Bersani. per antonomasia di Renzi. Non se l'è sentita di abbandonare il PD. Appunto, Perché lo riconosce praticamente la casa madre. ma questo non credo che corrisponda ad ad una cosa buona per il paese. Ho capito. Senta un'altra cosa. Lei deve ammetterlo questo, che Renzi nel bene o nel male, voglio accettare quella che è la sua tesi, abbia movimentato questo paese, lo ha movimentato. Era piatto, tutto era, come dire, già cristallizzato. E c'è stata una spinta che lei ricorderà si è tradotto nel 40% le elezioni europee, quindi Ma è una una grossa cosa che sta dietro spinta. di noi, io non Com'è? credo. Credo che sia una cosa contingente di quel momento, quel risultato è stato frutto di quel momento politico. Occorrerà vedere se questi consensi, mi pare che dai sondaggi non è così, ci sono ancora oppure Onorevole, no. eccetto 3 o 4 comuni, ha Ma vinto in tutti i adesso comuni. avremo un passaggio estremamente importante e significativo come quello delle prossime amministrative. Però non sempre quando si vince si ha ragione. Si è vinto in Campania con De Luca, ma in Campania abbiamo avuto ragione noi che non siamo stati nella coalizione del centro-sinistra, perché avevamo detto che con De Luca la Campania sarebbe finita in una palude di ricorsi di carattere giudiziario, e così sta puntualmente avvenendo con la coda di queste ultime vicende che hanno visto, diciamo, salire, diciamo,
sul banco degli imputati una serie di personaggi, a partire da quelli che hanno, diciamo, costruito la sentenza. Rimpiange Bassolino. Ma non rimpiango Bassolino, sto dicendo che per vincere non si deve avere una impostazione per la quale si può mettere dentro tutto. Invece con De Luca è accaduto proprio questo, ci sono stati gli impresentabili, c'è stato il concorso dei cosentiniani, credo che noi abbiamo avuto ragioni da vendere, anche se la nostra prova elettorale è stata una prova sfortunata. Volevo dire un'ultima cosa, che riguardo a Renzi, ma insomma ha movimentato certamente la scena politica, ma recuperando ricette, impostazioni, soluzioni che erano tipiche della destra e di Berlusconi. Il programma di Berlusconi si sta attuando attraverso Renzi. Io non credo che questo sia, costituisca un esempio di innovazione politica e che non sia un programma e un progetto di tipo progressista per questo Paese. Senta, l'ultima domanda. Quando si parla di Renzi, la sinistra dice è un proseguimento di Berlusconi, che sta traducendo in pratica il programma che Berlusconi voleva fare e che poi non è stato capace di realizzare. Ma lei ha sentito parlare del Partito della Nazione? Come no? E lei fa paura il Partito della Nazione? Ma intanto, diciamo, il Partito della Nazione dovrebbe essere cosa diversa dal Partito Nazionale. È stata usata questa locuzione dall'onorevole Reichlin per dire una forza nazionale in grado di farsi carico dei destini della nazione, in qualche modo, in questi termini, voglio ricordare, è stata l'esperienza del Partito Comunista Italiano, la via italiana al socialismo, il partito calato dentro i bisogni più intimi della nazione, era appunto questo. Ma questa espressione, Partito della Nazione, utilizzata in quei termini, è diventata un'altra cosa, è diventata lo schema attraverso il quale si può determinare una coalizione dentro la quale finisce per essere assorbita anche la destra e tutti quelli che vogliono concorrere ad un disegno di stabilizzazione di tipo moderato del Paese. È stata utilizzata per dire che in fondo il problema del Paese è il governo e non più la necessità di far vivere una ipotesi politica. È la politica che diventa arte di governo fine a se stessa, senza idealità e senza progetti. Io penso che questa impostazione, che vede assieme gli epigoni del Partito Democratico, Alfano e Verdini, non bisogna dimenticare che in questo partito, progetto del Partito della Nazione, dovrebbe concorrere anche Verdini e tutta la parte della destra che adesso ad egli fa riferimento, beh, insomma, una ipotesi di questo tipo io penso debba essere assolutamente battuta, perché appunto rappresenta una idea di stabilizzazione moderata e in qualche modo anche dai tratti autoritari. Sarà candidato Raffaele Ulisicchio? Ma io penso di poter dire che le mie candidature sono terminate. Faccio la politica con l'obiettivo di favorire l'inveramento di questo progetto di sinistra italiana al quale debbono concorrere anzitutto le future generazioni. Il mio compito e compito della generazione che come me
stata impegnata in questi anni è quello di aiutare un traghettamento e di investire di responsabilità le nuove generazioni. In questo senso noi abbiamo già avviato un lavoro qui in provincia di Avellino e abbiamo investito attraverso un'operazione di apertura politica e di innesto di nuovi quadri di giovani e di giovani ragazze nella direzione del soggetto politico nuovo della sinistra. Capito. Quindi non le posso fare gli auguri Gli per la auguri me li candidatura, devi fare perché comunque sono sempre benvenuti per fare bene le cose che facciamo. in nome dell'Inter a conclusione, io le do appuntamento quando lei sarà candidato e verrà di nuovo qui per una No, nuova io intervista. spero di venire qui anche senza essere candidato. Va benissimo, la ringrazio moltissimo, Grazie a lei. proficuo lavoro. Grazie a Francesco Lignite, il nostro regista, a voi tutti, buonasera.